e pensa che io non sono un collezionista. Ho sempre cercato le opere d'arte perché mi sentivo attratto, perché capivo che racchiudevano un significato e un messaggio, non solo per me, ma anche per gli altri. E io lo dovevo condividere. Con queste parole, Pietro Barilla accompagna un giornalista a visitare la sua collezione di opere d'arte esposte presso gli uffici dello stabilimento Barilla. Una collezione nata a partire dagli anni 50 e proseguita con amore e tenacia fino al giorno della sua scomparsa nel 1993. Ed è proprio questo il senso della piccola esposizione presso la Pinacoteca Stuart: condividere con gli altri un amore, una passione che furono di Pietro, che portò a Parma opere straordinarie di grandi artisti. Così la Pinacoteca Stuart offre uno al mese una delle opere di questa collezione. Oggi parliamo di un dipinto del 1937, è opera di Filippo de Pisis, di Luxembourg, il parco parigino del Lussemburgo. Lo vediamo da vicino, tratti veloci, estremamente rapidi, neri, con fondo ocra, tratteggiano velocissimi la situazione. A destra e a sinistra ci sono due quinte di alberi che ci danno l'idea della prospettiva. Piccole figurette bianche ci danno l'idea delle persone che frequentano il parco. De Pisis era nato a Ferrara, figlio di una famiglia nobile. Aveva quindi la possibilità di esprimere le sue aspirazioni. Si occupa di letteratura, di botanica, di entomologia, ma è soprattutto la storia dell'arte che lo attrae in modo particolare, a partire dal Rinascimento, ma poi via via fino alla contemporaneità. Gli stimoli che cerca sono ancora più numerosi. Per questo lascia Ferrara per trasferirsi a Roma, dove è corrispondente di alcune testate artistiche. E poi finalmente nel 1925 raggiunge Parigi. In quegli anni la capitale francese è in grande fermento. Un fermento culturale dato dalle centinaia, migliaia di persone che arrivano da tutto il mondo per confrontarsi sul tema dell'arte. De Pisis vive magicamente l'atmosfera di quella città, di quella capitale. Ne assorbe il rumore, ne riproduce in qualche modo gli stati d'animo. E ricalcando lo stile degli impressionisti, gira en plein air per raffigurare ciò che vede. Ma a differenza degli impressionisti, non si preoccupa soltanto di ciò che vede, è estremamente interessato a raffigurare ciò che sente. È lui stesso che lo dice in un passaggio importante. Non è la stagione che si può rappresentare, ma il perfetto accordo tra lo stato d'animo e la luce, tra la luce interiore e l'atmosfera esteriore. Ecco allora che in questa visione, che sembra lieve, leggera, fatta a contratto rapido, esiste una grande profondità, ed è la profondità dello stato d'animo dell'artista, uno stato d'animo che coglie, legge e che ci racconta, a distanza di anni, quello che era il suo modo di sentire.